Palmese che riesce a riagguantare il 3-1 con il gol di Kundari. Pensavate di aver chiuso la pratica? Vi aspettavate una Palmese arrembante? No, assolutamente no. La Palmese è una squadra forte, non l'abbiamo ormai detto tutti, l'abbiamo ridetto tutti, quindi sapevamo già prima della gara la difficoltà della partita, sapevamo però che era importante fare gol. Siamo stati bravi secondo me a fare gol, e poi queste partite si giocano a 180 minuti, non si può fare una gara di coppa pensando di farla in soli 90, cioè si costruisce in 180, noi siamo, forse siamo stati bravi in questo. Aiutati alla fortuna con i calci di rigore o c'è stata anche l'esperienza in questo caso ancora una volta? Ah, vabbè, i rigori sono una lotteria, poteva andare bene noi, poteva andare bene a loro, forse noi abbiamo siamo stati più freddi, qualcuno dei nostri è stato più freddo, però è sempre una lotteria, è questione di fortuna, questione di come arrivi sul dischetto, e lì poi è una questione di nervi, chi ha i nervi più saldi la vince. È chiaro. Ora il prossimo avversario sarà il San Giuseppe. Sentite un po' in tasca già la semifinale, con tutto il rispetto per il San Giuseppe, no? Per carità, no, però no, è chiaro che la differenza di organico è tanto, no? Sì, però purtroppo le gare come si affrontano, no? E anche oggi per esempio eravamo in una situazione critica, una difesa da inventare, qualcuno ha cercato, purtroppo arrivi magari in dei momenti particolari, magari con la formazione al completo, oppure ti puoi trovare in condizioni difficili, e poi questa è una squadra che ha passato il turno come l'abbiamo fatto noi, quindi sarà forte, sarà da affrontare in maniera decisiva. Io ricordo un anno che in Montalto, che poi abbiamo affrontato noi in finale con la Torinovese, è retrocessa, è arrivata in finale di Coppa, cioè in Coppa andava benissimo, ha eliminato squadre importanti, e noi ce la siamo ritrovata, nonostante poi alla fine nel campionato era la squadra che perdeva in tutti i campi, e quindi puoi trovare anche una squadra che in Coppa magari nel dopo confronto riesce a gestire meglio la situazione e quindi va avanti. Assolutamente. Sono cose tutte da vedere. In campionato domenica avete battuto la Deliese, quindi avete subito riscattato il passo falso di Locri, ora ospitate il Gioiosa Ionica, quindi ancora un turno casalingo per la città novese. Sì, un'altra bella gatta da pelare, abbiamo anche questa partita sulle gambe, però sappiamo che il nostro destino è quello di giocare ogni gara per vincerla. Se alla fine riusciremo a fare questo ogni partita, saremo bravi, consapevoli delle difficoltà che ogni gara nasconde, assolutamente, come lo è stata quella di domenica, e come la soddisfazione che ci siamo presi oggi è stata una soddisfazione non indifferente, perché sapevamo di soffrire. E quindi voglio dire, noi siamo stati bravi, secondo me abbiamo fatto una grande gara, abbiamo subito anche l'annullamento di un gol a mio avviso regolarissimo da eccepire, quindi voglio dire, una squadra dove a palmi se la gioca, si difende, perché nel calcio bisogna anche sapersi difendere contro una squadra secondo me la più forte del torneo di eccellenza. Dobbiamo essere coscienti che ogni partita va presa con la stessa forza, con la stessa determinazione come abbiamo fatto oggi. Senza sottovalutare l'avversario, verrà? Sarà disponibile? È già rientrato oggi, domando. No, era uno degli assenti, poi avevamo anche Nocera che era avuto il colpo della strega e oggi ha giocato con l'infiltrazione, quindi a mezzo servizio, quindi spostare Kundere dal centrocampo, eravamo un po' messi un po' così, però onestamente le squadre forti si vedono anche nei momenti del bisogno, e noi penso che oggi l'abbiamo dimostrato, soffrendo. Sì, bisogna sapere soffrire, no? Nei momenti di difficoltà, certo. E quando riesci a soffrire a raggiungere l'obiettivo come abbiamo fatto oggi soffrendo, vuol dire che quando stai bene le cose andranno ancora meglio, no?